Ciao gamer, ciao. Prima di cominciare il video vogliamo annunciarti che domani più sabato volte, abbiamo già detto esatto, lo faremo, cosa. Lo abbiamo già fatto in già realtà fatto. Sabato 7, quindi domani alle 21, quindi alle 9 ci sarà la diretta. Diretta ultra cool. Ultra cool. Allora anzitutto, noi daremo, ci sono un sacco di figate e daremo piccoli pezzettini. Adesso in realtà è domani, quindi possiamo dire. Lo diciamo a fine puntata quello che ci sarà, di modo che così ti possiamo tenere imprigionato di fronte allo schermo di YouTube. Non proprio a fine puntata però, così non puoi saltare. In un punto randomico, così dove capita. Esattamente. Malvagità pura. Allora, quindi andiamo a vedere i Pokémon. Non avevamo detto di cosa parliamo. La top 5 delle fusioni Pokémon. Non è una top 5. Come no? Ah, è una top 4. È la top 4. Attenzione, perché è troppo mainstream fare le top 5. Esatto. Quindi ho detto, perché non farne qua? Quindi facciamone 4. Allora, inizio. Vai. Ce le abbiamo qui perché sennò. Vai. Allora, inizio con Oddite. Come si legge questo? Questo qui, che lui adesso lo mostro da qualche parte. Oddite è la fusione Growlithe. Vabbè, lui, ed è un figo. È un figo perché intanto mi ricorda un po' Venusaur nei colori, tra l'altro. E poi c'ha questa tassa di barba ultra epica da profeta, che assolutamente ne vale la pena. E poi c'ha il sorriso kawaii, più over 9000. Vai così. Io ho una cosa che penso sia Shizor Ninja. Qualcosa. Sempre così cattivi. Sono cattivissimi. È cattivissimo. Madonna, ma perché? È figo. Il terzo Pokémon che... figo con una fusion. Dai, su. Serpidior no, più Gardevoir. Io non ce la faccio più. Cioè, ma che? Servoir. Che non, disgusto. Non... Allora, nascondiamo questa roba. Andiamo col mio cutissimo, che è Vilii. Che in realtà è la fusione tra Vileplume. Lui. E Hitmonlee. Che, allora, questa cosa qua è, oltre ad avere un sorriso ultra cute, perché, cioè, è assolutamente... Cioè, le gambe sono quelle caramelle... Che non mi ricordo, sono stati di Dombrichi, che sono tra le caramelle più. Mai come gli orsetti dell'Aribo, quelli opachi, naturalmente. Però sono comunque decenti. Quindi lui, vai, così meno. Spavito. Al secondo posto c'è un altro di cui, aspetta, non mi ricordo il nome. Non riesco a leggere il nome. Comunque è un nome. La fusione tra Chansey e Machamp. Quindi immagino che è Charatantan. Che non potevano mettere solamente per il livello di Fabulousness, che ha questo coso, e col sorriso come sempre ultra kawaii, non potevo assolutamente non metterlo. Io invece ho Galvantula più Latios. Chi ha disegnato queste cose così brutte? È fighissimo. E l'ultimo, che il primo, diciamo, di quelli che ho trovato è non riesco. È una figata. Tutti cattivi. È cazzutissimo. Sarebbe un Dusclops. Sembra una città di Yu-Gi-Oh! Più un Golark. Questo in realtà mi tirava fuori. Anche a me ispira di... un po', però sta da leggendario comunque. Si sa molto. Sta da leggendario. Guarda che potrebbe Dusclops anche essere disegnato da loro. Più Potrebbe anche essere disegnato da loro. Comunque io dopo ho scelto lui, che non ha un nome perché è il livello di cuteness over 9000. E in realtà è la prima evoluzione di Extraddle, di cui non mi sto ricordando il nome in questo momento, è Cyndaquil. Non mi ricordo qual è la prima evoluzione di Extraddle. Lui, la prima evoluzione di Extraddle è Cyndaquil. Comunque no, vabbè, non se ne frega. Quello. È davvero, cioè, guardalo, è semplicemente... No, esplosivi, no. Quindi ecco i dettagli sulla diretta. Non è no, alla prima fine. Oh, ma ci dimentichiamo sempre. Allora, prima dobbiamo allora, dire che qui giusto, sotto giusto, trovi... giusto. Prima qua sotto trovi tutti i link di tutti gli utenti di DeviantArt che hanno fatto sono, queste perché cose. Perché non so, a me gli artisti di Deviantart spaventano molto ogni volta. Mi immagino sempre lì pronti che mi puntano il pennello così. Quindi tranquilli, qui sotto ci sono tutti quanti i diritti e le cose, tutte le cose necessarie. Allora, diretta. Passiamo alla diretta. Cosa ci sarà nella diretta? Allora, prima attività, diciamo. Attività, in realtà è molto più... è meglio organizzata. Quindi inizia alle 9 e finirà, si spera alle 10 e mezza, forse 11 se proprio. No, forse anche 10, dipende, insomma. Un'ora, un'ora e mezza, okay. La buttiamo lì. Poi bisogna vedere quanta gente ci vuole sopportare. Comunque, la prima attività prima è un dibattito. Però è simpatico, cioè simpatico. Tranquillo, non è una cosa noiosa di quelle che si fanno di a scuola. È qualcosa di nascosto. Le modalità sono molto fighe, le diciamo poi in diretta. Verrà davvero una cosa simpatica, secondo me. Poi ci sono le battaglie Pokémon. Horas e XY. Sì. Io non avevo tempo per giocare a Horas. Mi sono creato tempo non dormendo di notte. Bene. Quello che tutti i fan Pokémon fanno, penso.
ogni tanto. E quindi potremo sfidarci su esatto, quindi anche. Come la diretta scorsa, quindi di sicuro ci sarà un casino perché chi pubblica il commento su Facebook. Naturalmente ci sarà Q&A, ci sarà tutta la roba da live. E poi ci sarà un minigioco con... Lo teniamo nascosto? Non lo so, lo teniamo nascosto. Lo teniamo nascosto. Ok, andiamo... Devo partire io. Parti. Allora, le risposte della domanda della scorsa volta, esatto. Che era: cosa pensi che sarebbe carino fare tra HoloLens e gaming? Non è esatto. Italiano questa cosa, comunque. Hai capito. Nicola Rossi di nuovo, ma non tanto per te, perché puzzi Nicola. Te lo dico. Oddio! Lo conosco, quindi posso permettermelo di dirglielo. Malvagità pura. Allora, tutti sappiamo cosa ci piacerebbe fare. È la faccina da pervertito. Da pervertito, che è strano. Naturalmente, Paprika risponde: che ha tolto la montagna. Non era Paprika che non era... Scusatemi. Vai avanti allora. Giocare a Rock Simulator è ovvio. Già. Proprio, aspetta. 3, 2, 1. Già. Quindi questo era la cosa figa. Fammi leggere l'altro, che io non l'ho neanche mai letto. Questo ancora. Qua lo leggianto. Chissà che... Allora, 97 Pichu, questo qui. Mm-hmm. 97 Pichu, a parte il fatto che penso che la probabilità di Microsoft HoloLens di non crashare siano quelle di Windows... Perché me la sta facendo leggere apposta a me! Io non penso... È lui in realtà, la mente Apple diabolica dietro questo. Di Microsoft Windows Vista all'inserimento di una periferica USB. Penso che... È un mostro, sei semplicemente un mostro. Dovrei rifiutarmi di... Vabbè. Penso che un bel gioco VR sia World of Warcraft oppure un MMO open world tipo Dragon Age. Io non ho ancora provato l'MMO, quindi non lo so, lui ci ha giocato. Giocheresti alla roba di Ankama? Forse. Dipende. Ankama è molto buggosa e chi vuole intendere intenda gli altri in camper. Cosa significa questa cosa? Cosa significa? Era vecchia quando io ero... Gli altri in camper. Ah! Dio, ci ho impiegato un bel po'. Prima di passare alla domanda di oggi, grazie mille Federica. Ha fatto... No, allora questa cosa è Federica mi ha fatto, ha fatto, cioè, una fan art, qualcosa. Mi sono sentito per un attimo uno di quegli youtuber proprio che si commuovono tremendamente, esatto. Quando che dicono sempre fan art di oggi, fan art di oggi. Noi, esatto. Noi ne abbiamo la una. Prima fan art. La prima fan art, okay. Che è fighissima, tra l'altro. Sì, era per il mio compleanno in realtà, quindi Antonio è... No, troppo. Ci sono anch'io. No, non assolutamente. Cioè, tu stai vedendo questo bene, video due settimane, perché è un casino. Comunque, grazie mille, è fighissima. Grazie mille, è fighissima. Qui sotto nei commenti trovate un aggettivo figo per descriverla. Esatto, trovate una. La domanda di oggi. è i due Pokémon che tu vorresti vedere fusionati, di sicuro è fusionati. La propria fusionati. I due fusionati, ce li scrivi qui sotto nei commenti. Fondenti. I due Pokémon fondenti. E poi ti scrivi qui sotto nei commenti. Esattamente. E se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale. E ci vediamo alla prossima. Ah, però no, in realtà ci vediamo domani. Ci vediamo domani in diretta, alla prossima. Alle 21. Ciao gamer.